Buon pomeriggio, cari amiche e cari amici, una bella sorpresa per tutti noi. Innanzitutto, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. È una bella sorpresa perché abbiamo una delle protagoniste non attive, perché non è lei che compra e vende giocatori, ma racconta. Le diciamo tutti i dettagli, i risvolti del calciomercato. Parliamo di Monica Colombo, Corriere della Sera, si occupa di mercato non solo, anche di politica sportiva al Corriere della Sera, redazione sportiva, ovviamente. Allora, Monica, che cosa ti è rimasto dentro di questa campagna rafforzamento? Innanzitutto in generale, poi parliamo più specificatamente di Milan. Ma innanzitutto è stata una campagna acquisti che ha avuto due protagonisti, secondo me, cioè da un lato la Juventus che ha cambiato molto per accontentare il proprio nuovo allenatore e quindi ciò che Giuntoli non aveva fatto in passato con Allegri si è invece attivato per Thiago Motta. Devo dire che i rinforzi, specie per il centrocampo, sono di primissimo livello e di conseguenza issano la Juve nel ruolo di anti-Inter numero 1, insomma. E poi un'altra squadra che a mio avviso si è non so dire se si è rafforzato o meno, però insomma ha cambiato molto il Napoli, perché ha perso da un lato Osimhen, questo era ampiamente prevedibile, era già scritto da quando Osimhen aveva rinnovato il contratto con De Laurentiis a quelle cifre, e comunque con l'arrivo di Conte De Laurentiis ha speso 130 milioni di euro, cifre e numeri mai investiti prima, di conseguenza è una rivoluzione notevole. Certamente Conte è contento perché è arrivato Lukaku, che è l'attaccante che meglio di ogni altro sposa il suo credo e il suo modo di intendere il calcio. Poi, se uno magari guarda i valori di Osimhen e di Lukaku, uno si chiede: boh, ma non era forse più forte Osimhen? Ma lì, appunto, entriamo in un discorso che, come dire, esula da quelle che erano, le logiche strette di mercato. Veniamo al Milan. Io e te, tanti tifosi, tanti addetti ai lavori, siamo abituati, perché è stato così per 30 anni, non è che 30 anni li cancelli anche se sono passati 10, con il modo di lavorare di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Io non parlo di soldi, non parlo del fatto che Berlusconi tira fuori magari una cifra importante per un giocatore importante, parlo di metodologia. Il Milan, vorrei la tua impressione. Ha il suo modo di lavorare, ha già detto anche l'altro giorno Furlani in conferenza stampa: noi non compriamo un giocatore da 60-70 perché costa 60-70, guardiamo il valore e i tifosi sono perplessi sul fatto che, per esempio, non ci sia il direttore sportivo. Attenzione, il Milan ha, è vero, il direttore sportivo d'Ottavio, cioè il direttore tattico dell'area tecnica che Moncada ha, l'amministratore delegato che ovviamente si occupa, però insomma noi siamo abituati a un direttore sportivo di altra figura alla Giuntoli, e saranno loro che dovranno cambiare oppure noi abituarci a un modo diverso di lavorare. Allora, per chi segue il Milan da tanti anni è abituato a vedere un Milan dove ha regnato una catena di comando cortissima: Berlusconi, Galliani, Braida. In questo caso ci sono tanti dirigenti cui valori nessuno mette in dubbio, perché Furlani sarà sicuramente un dirigente top nel tenere i conti, Moncada sicuramente ha delle grandissimo intuito, fiuto da scouting,
la personalità di Ibrahimovic nessuno la mette in dubbio, ma il problema di avere così tante figure da un lato rompo, che poi a loro volta devono rispondere a proprietà straniere, cioè lontane dalla realtà italiana. Esattamente, quindi ogni volta per prendere la decisione sembra il telefono senza fine. Ma da un lato rende poco chiara la situazione agli occhi dei giocatori, perché i giocatori hanno in mente una figura che comanda e a cui devono rispondere, che nell'Inter può essere Marotta, nel Monza può essere Galliani, nella Juventus di adesso è Giuntoli. Nel Milan ci sono tante figure, ripeto, tutte con grandi competenze, grandi valori, ma non c'è chiarezza su quello che è il punto di riferimento. E a mio avviso il fatto di esserci tante teste deresponsabilizza anche un pochino i dirigenti coinvolti, perché essendoci tanti manager nel ruolo di comando è come se poi uno pensasse, vabbè, ma perché non ci pensa Tizio? Però Monica, non credi che il futuro si vada verso il catalizzatore di tutto, Ibrahimovic? Però Ibra lo deve anche volere, e per volerlo deve anche dimostrarlo nella società, chiaro, perché adesso è sempre il senior advisor fuori, certo. Ma lo deve, dico, anche dimostrare coi fatti, con una presenza costante, non sporadica. Io capisco che sia un salto notevole quello da giocatore a dirigente, perché cambiano non solo le tue giornate, la cronologia degli impegni, ma anche il tuo modo di ragionare. Lui qualche volta in questi mesi si è comportato come se fosse ancora un ex giocatore, con quelle storie su Instagram che possono essere divertenti da vedere, ma che appartengono di più a un modus operandi di un calciatore che non quello di un dirigente di una società top mondo. E di conseguenza tutti noi abbiamo commentato la sua assenza all'Olimpico per la partita di sabato. Anche lì, a mio avviso, come dire, ci sta che lui abbia un impegno, però magari poteva essere gestito in maniera diversa, non tenuto nascosto e poi alla fine emerso con una certa virulenza proprio al 90esimo di una partita pareggiata in maniera rocambolesca, insomma. Parlando addirittura di vacanza, perché poi rimane il mistero quale sia la situazione di Ibra. Domanda secca: chi è che ha scelto Fonseca? Si parlava di, forse all'inizio, veniamo dopo Lopeteghi, si parlava di, è sempre brutto appunto riguardo a quello che hai detto prima, chi l'ha scelta? Furlani, la scelta Ibrahimovic con Moncada, che idea ti sei fatta? No, io credo che poi insieme sia stata una scelta innanzitutto di Furlani, di Moncada, e su cui poi alla fine anche Ibrahimovic ha dato l'avallo ed è stato chiamato anche da Red Bird a darne una spiegazione al mondo esterno, nel senso che ci fu la famosa conferenza stampa a Milanello in cui Ibra ufficializzò l'arrivo di Fonseca e spiegò che le motivazioni per cui Fonseca era stato scelto, altresì mettendo i puntini sulle i sul fatto che non, la, come dire, la decisione non era ricaduta su profili come Conte, che venivano ritenuti divisivi o comunque
troppo esosi per le richieste che avrebbe avuto sul mercato. Quindi, visto che lui è stato chiamato ad avallare pubblicamente la scelta di Fonseca, viene da pensare ovviamente che anche lui l'abbia condivisa, anche se all'epoca i rumors, suoi presunti contatti, insomma, con Conte si erano susseguiti ed erano noti a tutti. Ora però, al di là di quelle che possono essere le perplessità per i primi risultati dopo tre partite, è ovvio che il compito della società compattarsi attorno a Fonseca, cui hanno fatto un contratto di 3 anni, quindi significa che tu in questa persona ci credi e gli hai affidato un progetto tecnico non di un anno con opzione per il secondo, cioè di 3 anni. Però tu sei una donna di mondo, ne abbiamo viste tante, no? Io ricordo Adriano Galliani, me lo ricordo. Pellegatti, per cortesia, non continui a chiedermi del futuro di Tabárez. Abbiamo detto che il nostro allenatore era sabato sera, fine novembre, primi dicembre del 96, il Milan perde a Piacenza neanche 24 ore dopo da questa affermazione perentoria e abbastanza seccata, gli eventi hanno fatto sì che la sconfitta di Piacenza lo allontanasse dal Milan. Quindi vero tutto quanto. Come la vedi questa situazione? Siamo veramente alla deadline? Resisteranno anche se la classifica poi piangerà? Come te la immagini? E poi ti faccio la domanda classica. E nel caso, speriamo di no, perché vuol dire che il Milan va male se dovessero cambiarlo. Io mi auguro che rimanga veramente 3 anni, vuol dire che va bene. Che soluzioni future vedi? Così, parlando tra amici, ipoteticamente. Allora, innanzitutto quello appunto era un altro Milan dove al comando c'era il presidente Berlusconi, che quanto investimenti sul calcio certo non lesinava l'impegno. E probabilmente... E tanto aveva difeso il primo Sacchi quando lo spogliatoio era perplesso, evidentemente in quel momento Berlusconi e Galliani si erano resi conto che non aveva lo spogliatoio in mano. C'era una volontà di investire differente. A mio avviso questa proprietà che ha messo sotto contratto per 3 anni Fonseca e ancora non ha risolto la situazione con Pioli, che ha libero paga fino al 30 giugno del 25, io non ce la vedo che prende un terzo allenatore, se non quella che può essere una scelta interna, cioè buttare nella mischia Bonera perché già ha libero paga. Ma ripeto, al momento, anche per quelle che sono state le conversazioni che ho avuto con loro, non mi sembra che ci siano le premesse. Poi anch'io leggo i social e vedo che la gente invoca Allegri o Sarri, ma Allegri comunque era abituato a cifre top. E poi non so che feeling abbia con Ibra. Esattamente, di certo i rapporti con Ibra non sono idilliaci. Tre, Allegri, grazie alla carriera che ha avuto e poi per quello che ha dimostrato nell'ultimo anno, non esita a dire quel che pensa, anche se contrario ai dettami societari, perché l'ultima scena che abbiamo negli occhi è la lite furibonda con Giuntoli. Di conseguenza, che un allenatore così debordante possa essere contemplato da questa società, non so, io lo vedo poco credibile. Anche Sarri non mi pare che abbia le physique du role, poi comunque ha una tale... Poi il suo modulo deve essere assimilato, avrebbe bisogno di tempo per... addestrare i giocatori,
non so, io al momento, a oggi, queste soluzioni non le vedo percorribili. Ultima domanda, ti ringrazio Monica. Per quale motivo, nonostante gli investimenti della società, 70 milioni sono 70 milioni, forse la seconda o la terza che ha investito in questa campagna acquisti, come mai non riesci a sbocciare il feeling tra questa proprietà, società, chiamala come vuoi, e i tifosi? Un po' perché adesso, quando diciamo i tifosi sono quelli che scrivono sui social, ma poi ce ne sono milioni che non scrivono sui social e noi guardiamo quelli che scrivono sui social, oppure c'è questo malessere generale che oltretutto non ti fa neanche gustare il Milan come squadra e come prestazione la domenica? Che idea ti sei fatta? Ma allora, da un lato il Milan ha giocato solo 3 partite, stiamo calmi, alla ripresa c'è il Venezia, c'è tutto il tempo per come dire, fare dei punti, mettere del fieno in cascina. Certo, è ovvio che se uno pensa a quelli che sono le altre 2 gare della settimana, di quando si torna in campo, e c'è il Liverpool e c'è il derby, come dire, magari ci si sente meno tranquilli. Io credo allora che la maggior parte dei tifosi comunque sia col Milan, perché altrimenti non sarebbero andati in 70.000 a metà agosto allo stadio con la Lombardia deserta. Quindi, come dire, va bene essere critici, ma poi non mi pare che, come dire, che abbiano abbandonato a se stesso la squadra, erano i 70.000 allo stadio. Probabilmente ci sono delle scelte che hanno lasciato un po' di perplessità, cioè pensiamo alla scelta dell'attaccante. Tu, Milan, fai trattative di mesi per Zirkzee, e poi, incaponendosi per una questione di etica per le commissioni che chiede la gente, rinunci andando su un profilo che è diametralmente opposto, cioè su un giocatore esperto e non più un giovane da far crescere. Quindi lì c'è stato un po' di probabilmente i tifosi sono rimasti un po' spiazzati da questo cambio di rotta. A Jovic è stato fatto il rinnovo di contratto, un anno con opzione per un altro anno, con opzione per un altro anno, viene data la maglia numero 9, titolare alla prima partita, non convince, in panchina alla seconda, non convocato alla terza, fuori dalla lista Champions. Diciamo che la coerenza è un'altra cosa. Grazie Monica, io ti ringrazio, sono contento di averti sentito un po' sulla situazione generale. Avremo ancora modo di, perché ogni tanto anche a me invitano quando le cose vanno così, e spero di invitarti quando le cose vadano molto meglio, e vediamo come supererà questa situazione Fonseca, il Milan, perché come dice sempre te, bisogna stare tra il calmo e il molto calmo. Non è facile, perché la calma non è insita in noi, e ci agitiamo, ci esaltiamo per il minimo, ma ci abbattiamo anche lì per il minimo o il massimo. Grazie Monica. A te, ciao.